Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Stefania Craxi, dovremmo decidere cosa sostenere. Mi pare però che la scelta di campo fin qui sia netta. Ma guardi, questa, non ha credo... molto ragione Fassina, che è una persona intellettualmente onesta che stimo molto. Non si tratta di decretare vincitori e vinti. Si tratta di lavorare per una pace condivisa, controllata, stabile e duratura. Io seguo la dottrina Craxi. Craxi era un uomo di pace, voleva la pace, l'obiettivo suo era la pace, ma sapeva che una pace disarmata stava nel campo dell'ideale, una pace armata stava nel campo del reale, tant'è che non esitò a dare il suo assenso al posizionamento degli euromissili in Europa, che fu un atto da cui partì poi una politica del disarmo nel mondo e forse la dissoluzione dell'Unione Sovietica. Craxi pensava, come io penso, che ci dobbiamo avere una politica filoatlantica, un atlantismo della ragione, che vuol dire senza tentennamenti ma anche senza subalternità, mettere al centro l'autodeterminazione dei popoli, quindi sono i popoli che decideranno del loro futuro. La globalizzazione incontrollata pretendeva che non esistessero più popoli e confini. Non è vero, i popoli esistono, anche quando sono disperati esistono, hanno le loro ferite storiche che bisogna tenere in considerazione. L'altra cosa è un'Europa che dovrebbe essere unita, sviluppa come non è stata in passato, sviluppare una politica estera comune, quindi essere capace di parlare con una voce sola e quindi di essere un soggetto politico capace di dare... Quello è certamente, diciamo, è nel, di dire nel, la da sua qui al futuro. Parola autonoma sullo scenario mondiale, in alleanza con, ripeto, i nostri alleati americani, perché se si tratta di scegliere tra sistemi autocratici e democrazie occidentali, per quanto zoppicanti, noi scegliamo le democrazie occidentali. Su questo non ci debbono essere dubbi. L'altra cosa importante è che se si vuole essere in qualche modo, avere una voce autonoma, bisogna portare una posizione autonoma. E io credo che sia l'Italia, insieme all'Europa, quello che dovrebbero fare è occuparsi molto del Mediterraneo, perché la NATO sarà sempre più esposta a est e comunque al nord del mondo, su altri quadranti. Il Mediterraneo rischia di tornare in ebollizione, ma perché siamo, certo, a rischio carestia. C'è il tema, quindi, della carestia, quello che secondo me deve essere dubbio. Un grande obiettivo sia dell'Italia che dell'Europa. Sulle armi, su tutti i punti controversi, ieri l'ha convinta Draghi? Io penso che Draghi abbia fin qua tenuto una linea molto seria di governo, molto coerente, stretto rapporto con gli alleati, con i partner europei, rapporto filoatlantico, ripeto, senza se e senza ma anche quando è stato a Washington Draghi ha portato un punto di vista europeo. L'Europa vuole lavorare per la pace e quindi, come dire, le armi, ma la durezza, ma per arrivare a un tavolo di dialogo, e tanto più saremo duri, tanto più saremo credibili. Maria Teresa, Meli, un...